Salve ragazzi e bentornati dal vostro Lefari. Vi chiedo scusa per l'ultima puntata per il semplice motivo che, primo, la mia voce era fisicamente proprio più bassa del solito a causa del mal di gola. Secondo, per qualche motivo Windows ha cambiato il volume di acquisizione del microfono e me ne sono accorto tardi quando stavo editando la puntata appunto in post-produzione per tagliare appunto quella morte dove sono appunto morto, ecco, scusate, ecco. Quindi sostanzialmente mi sono accorto che il volume era tendenzialmente troppo basso. Ormai il danno era fatto, non ho potuto farci niente. In questa puntata invece sarà tutto perfetto come al solito, o almeno ci provo. Insomma, detto questo, grazie della comprensione e mi dispiace per l'inconveniente, ma non dipende da me. Windows ogni tanto fa degli scherzi di merda che onestamente, se potessi cancellarlo e giocare su iOS o comunque sul sistema operativo di Apple lo farei, ma purtroppo non è fattibile con il 90% dei giochi. Detto questo, andiamo avanti. 11ª puntata di Evil West. Vediamo un po'. Qua c'è un sacco di casino. Ehi là là, nemici là in fondo. Perché c'è... Ah, non è sospeso in aria. Sembrava sospeso in aria. Vabbè, ok. Il rendering, eh? Particolare come cosa. Mortacci tua. Vabbè, ho capito ragazzi, ma sta balestra è proprio una mira di merda delle volte. Va bene dai, a posto. Andiamo. Sì, andiamo di qua dai, to. Perfetto. Questo credo che sarà una missione interessante. Molto, molto western, direi, classico. A vederla così. Mi piace, mi piace. Un'ambientazione, diciamo, un po' più naturale rispetto a quello a cui ci hanno abituato gli sviluppatori, insomma. O almeno sembrava. E invece, beh, classico. Ehi là. Ok, ma sto qua sono le mezze cartucce alla fine, eh. Dai, su. Bam! Qualcun altro? No, vedo che nessuno si lamenta qua. A posto. Sì. Fa. Cosa c'è lì? Ah. Queste cose qua mezze scriptate veramente faccio fatica a comprenderle. Dai, dai che ti uccido, dai. Dai su, l'ultimo colpetto credo. Niente. Perfetto. Cash. Cash. E qua. Ma av... Cazzo. Vabbè, ok. Fuck. È morto? Perfetto, perché quello lì rompeva parecchio le palle, eh. Benissimo. Ma
Bene. Ottimo. È stato facile. Più o meno. Ci ho provato due volte, però va bene, dai. Nuovo potenziamento? Per la Gatling, direi. Raggio mortale. La Gatling spara proiettili carichi di elettricità che infliggono più danni e possono far esplodere i nemici. Wow. Wow, va bene, ok. Alla modica cifra di 10.800. Certo che diventano sempre più costosi i potenziamenti qua, eh. Va bene, dai. Oila! Oh shit. E che cazzo? Vediamo se questo qua riusciamo ad ucciderlo. Perfetto. Ottimo. Si è buggato un altro suono. Probabilmente il fattore comune è quel mostro stupido lì, sapete? Allora, vediamo qua. No, 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 non è questo che cercavo. Bensì tocco finale. Oppure qui blocca scarica. Va bene. Bastone carota. Raccogliere una ricarica. Riduce leggermente il tempo di ricarica del bastone paralizzante. Cavolo. Buonissimo. Buonissimo, cazzarola. E... direi che devo andare di qua, vero? Sì. Sì, sì. Sentite come si è buggato, porca miseria. Fastidiosissimo, porca miseria. Fastidiosissimo. Senti che roba! Basta, ti prego! È una tortura. Speriamo che vada via fra un po', Perché veramente ho rotto il cazzo, puttana Eva. Ottimo.
Dai. Perfetto. Bene. Aia. Ottimo. Strana quella cosa lì. Ma strana forte, eh? Forse ci buttano fuori da quella finestra, non so, boh. Dico io, non ne ho idea, onestamente, eh? Un collezionabile, ascoltiamo. Ah, niente, non parla. Peter Dabano conduce esperimenti sul sangue antico, la formula ideata per favorire ulteriormente l'evoluzione della sua specie. Così le sanguisughe esprimono il proprio potenziale assumendo la loro vera forma e migliorando le loro abilità naturali. Felicity si è offerta volontariamente di partecipare a questi esperimenti. Punto di domanda. Forse è stato il prezzo che ha pagato per il suo cambiamento. Bella domanda. Fatto sta che purtroppo è diventata una stronza assassina, per cui dobbiamo regolarci di conseguenza, insomma. Predictable. Soldi, 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 soldi. Ma che strano comunque quella scaletta là, boh. Ah, ecco perché, ok. Ora si spiega. Ora si spiega tutto. Vediamo. E fin qua, ok. Ok. C'è un terzo. Avanti tutto. Oh! Attenzione. Merda. Ok.
Aglio, cazzo, basta, porca miseria. Ma non lo so, ogni tanto che si bugga la balestra e non mi fa i colpi a ripetizione ma solo singoli, ma vabbè. Ok. Adesso mi ha messo il fucile, ma non gliel'ho messo io, Perfetto. Pronti per andare avanti? Direi di sì. Soldi qua, soldi qua. Vediamo un po' qui, $7,500. Colpa mezzare, gran finale, vabbè. Qua purtroppo niente. Cotto a puntino, insomma. Insomma. Non si scende da là, no? Vediamo. Collezionabile qui, ok. Perché è disgustoso? Mi ha fatto di famiglie, poverini, Cioè, boh. Ah, ok. A posto. You think your illusions can stop me? Think again. Trovo Felicity, scusate. Non credo manchi tanto alla fine, sapete? The fuck? The fuck? Ed è un peccato che non sia riuscito a comprare altro, onestamente. Cotto a puntino. Niente, bozzolo. No, colpa mezz'aria, vabbè, ma non mi interessa. Vabbè, dai, ok. And you're just not that important to him. Where is she? William considered you a rabid dog. He tried putting a leash on you, but you're just too wild to tame. He didn't understand. It's not anger that drives you, but the fear. You knew you could trust yourself without your father's guidance. You're just a scared little scared of change. Incazzatissimo, Jesse. We've always been one step ahead of you. High Moon Whiskey. I know you're sharpening your teeth for the
president. You want to turn him? But since I shut down your leech farm and stopped the plague, there's just not enough of you freaks to simply walk into the White House. What are you doing? No! Ooh. How does she plan to do it? No! Stop! Chesterfield Opera! There's a premiere! President will be there! Exposed! With almost no security! Changes nothing. Washington is too far from here. You'll never make it in time. Watch me. Ce lo porta via vivo? Eh sì, sembrerebbe. Huh. Abbiamo un super dirigibile, che culo. Stay focused. We can't allow her to get to the president. Lock and load. Lock and load. Vai. Secondo me questo è il gran finale. Il gran finale. Più chiaro di così, vero? Sembrerebbe, poi chissà. Che cattiveria, mamma mia. Scusate. Send Felicity our regards. Let's tear this bank, sons of bitches, and you asshole. Seriously? What happened to Potty Melon? Huh. Intanto però Virgil è morto. Va bene, a noi due. Cazzo, quanta gente c'è qua? Niente da fare, oh. Ma the fuck? Com'è possibile? Oh, va bene, dai, ok. Facciamo finta di niente, va. Aia. Ok. Oh shit. Cazzo.
Meglio concentrarsi solo su uno, perché altrimenti qua non ne veniamo fuori, E ha ancora più di metà vita, cazzo. Ma vaffanculo. Bestiale. Merda. Ci sono leggermente buggati, credo. No, ma come? Ecco perché avevo un sacco di vita, perché si cura una vicenda, cazzo. Me ne sono appena accorto. Fuck. Merda. Che battaglia bestiale. Infatti hanno tutti la vita al massimo, hanno. Oh, vabbè. Ma non va mica bene così. Cazzo. Wow, 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 wow. Ok, quello mi sembra che sia andato, per fortuna. Questo è stato uno scontro bellissimo, devo dire. Bellissimo, nonché rognoso. Con la scusa che si cura una vicenda. Però bello, veramente. Livello 19. Vediamo, c'è un sacchetto di soldi qui. 10.152, non è male. Bonus, cosa abbiamo qua? Tocco finale, questo ok, va bene. Specchiato per le lodole, non mi è mai interessato. Blocca scarica, boh, l'ultimo sangue assolutamente no. Direi tocco finale, sì dai. Ok, poi potenziamenti, 10.000 dollaroni. Gran finale, lanciare una scossa di grazia, boh. Bozzolo, questo qua, sì, diventare vulnerabile sicuramente buona come cosa. Oppure qua il cannone elettrico, va bene. Ho 10.800 qua. Sperando di arrivarci a 10.800, però. Chissà. Incredibile. Incredibile. C'è anche da dire che io... Bozzolo, questo qua mai trovato, Potrei tranquillamente provare a fare così, vediamo che succede. Non l'ho mai fatto. Sì.
84.000 dollari, però, dardi elettrizzanti, assolutamente sì, raffica di dardi, certo, questo, ok, raggio mortale va bene, bozzolo, perfetto, poi qua, pugni d'acciaio, lanciare uno scosso non mi interessa, gran finale non mi interessa, asso nella manica, un'esplosione devastante, boh, blast, questo qua sì, assolutamente. Spuntino energetico, assolutamente sì. Poi pronto all'uso, sì. A bruciapelo, sì. Questo qua, sì. Il lanciafiamme, le cariche esplosive. Tornado elettrico, cariche triple. In tre parti che colpiscono più bersagli, ok. Oh cazzo. Già speso tutti i soldi, oh. Davvero? Incredibile, cazzo. Vabbè, ok. $1000 mi sono rimasti. Perfetto, più o meno. E qua adesso la catena perfetta. Chi è che si ricorda? Infligger danni con il guante riduce tempo di ricarica del modulo di cura. Assolutamente sì. Centrato in pieno. Lascia cadere una ricarica di salute. Assolutamente sì. La salute massima aumenta, ovviamente. Sfida la morte. Subire danni letali non ti fa morire. Al contrario, ti cura del 25% della tua salute massima. Vabbè. Supporto vitale. Sì, va bene, ok. Questo qua non mi interessa. Altezze letali fa lo stesso. Pugno sismico, sì. Assestamento, sì. Tocco finale, ok. Icaro. Frega un cazzo. Schiacciata frega un cazzo. La catena perfetta. Dulcis in fondo. Questo qua, boh, vabbè. Incetta, sì, dai. L'energia massima aumenta, ok. All'ultimo sangue, no. Il 25% di ogni ricarica di salute diventa energia e viceversa. Assolutamente sì. Raccogliere una ricarica riduce leggermente il tempo di ricarica del bastone, va bene. Esplosione supercarica, ma cortocircuito, vabbè. Combo migliorata, ci sta. Scossa d'urto, no, tutti giù per terra, no, esplosione supercarica, no, blocca proiettili, ma, boh, Icaro, schiacciata, sfida la morte, altezze letali, tutta roba superflua in realtà, sapete, tutte queste qua che non ho ancora comprato, semmai pubblico numeroso, no, blocca proiettili, no, giusto per, adesso il blocco scosso può avere effetto su più nemici alla volta. Ma, boh, scossa d'urto, mai usato questo, mai, anche perché non ce l'avevo, mi sa. Va bene, impatto detonante, me ne frega un cazzo del resto, veramente. Questo qua a sto punto direi, to. Bene, e via così ragazzi. Quindi, ricapitolando, ho potenziato bene la balestra. Il Gatling, ok, la dinamite direi, sì, il pompa, quindi non devo più usare i guanti, il revolver e qualcos'altro in pratica, vabbè, 450 inutili oramai. Wow. Che figata questa, comunque usata così. È bellissima. Aia. Oh cazzo. Figata assurda.
il lanciafiamme, comunque se c'è lo si usa, dai, tutto sommato. No, volevo fare questo io. Che pacco. Bellissimo. Arriviamo al livello 20 qua, credo, eh. E vai. Quindi ho un altro punto da sbloccare, che comunque non sapevo come spenderlo. Spendiamolo qua a sto punto, va bene. E 3500 dollari con cui mi pulisco il culo, purtroppo. Pugni d'acciaio. Lanciare una scossa magnetica di velocità sovraccarica il guante e aumenta significativamente i danni del prossimo pugno in mischia. Vabbè, un proiettile in meno. Ecco, questo qua è sicuramente buono, dai. Come potenziamento ci sta. Tac. Ci sta, ci sta. Brutta bestia. A noi due. I tried to make you understand. In order to build something, you need to demolish its past. Your stupid ambition took everything from me. You turned my father against me and everything he stood for. That was a fate worse than death. I'm here to make sure you won't do the same to anyone else. Aia. Beh, d'altronde, Jesse, cosa ti aspettavi? Mamma mia. Cazzo. Cioè, non è mai stato un gioco horror, ma questo qua fa veramente paura, eh. Come l'hanno fatta? Madonna santa. Mamma mia. Non è giusto. Oh my god.
Cazzo! Merda. 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 Vabbè. Cazzo, è difficilissimo, eh. Holy shit. Merda. Cazzo. Vabbè, ok. Niente, il lanciafiamme non funziona. Va bene, dai, ok. Fuck. Dov'è la testa? Porca merda. Bellissima boss fight, bellissima. Rentier, you beautiful son of a bitch. You did it. The situation is contained, sir. The Institute's resources were finally put to good use. It was just a matter of proper management. We couldn't allow for it to be led like a small town family business. Or even worse, to be run by a woman. Aya. This man continuously abused his position of power for personal gain. His poor decisions jeopardized the whole country. And for that alone, he should be put behind bars. James, Dr. Blackwell here has shared some rather interesting information on your conduct of late. If even half of those allegations are true, I'm afraid you're done for. Mr. Rentier, your father was a great friend. Seeing your performance today, I have no doubt that his legacy is secure. I wonder, it appears we're down a Secretary of War. Ever see yourself in the capital? Secondo me rifiuta. Oh, I ain't much behind a desk. Fair enough. Then I'll see to it that full control of the Rentier Institute is returned to you. I'm afraid only you have the
necessary skills to deal with a conflict like the one we appear to be facing. We do, sir. We do. But to win this, we need to be bigger than ever. And smarter. With better protocols. And stronger lines of communication. It sounds like you two have it all under control. You've got my full support in any way I can provide, son. Carte blanche, as they say. Sky's the limit. Sky's the limit. The end. Bene ragazzi, un titolo molto molto piacevole su cui adesso non mi soffermo minimamente, in quanto ci sarà uno speciale dedicato apposta per recensirlo. Per cui detto questo, grazie a tutti della compagnia e come al solito i vari social qui sopra, e alla prossima.